c'erano tre nuvolette bianche e gonfie come panna montata. Il cielo era di un turchese abbagliante che sembrava colorare la distesa brulla da cui uscivano ciuffi spennacchiati d'erba e qualche macchia di ulivo. E lì, in mezzo ai sassi eterni, si ergeva la croce. Non ricordo se fosse di ferro o di legno, la croce dico. Ricordo solo che sembrava altissima e vista da un lato pareva immergersi e affondare nel cielo. Le persone pregavano piegate sulle gambe, nonostante le ginocchia graffiate. Non sentivano dolore o non gli importava. Era un caldo pomeriggio d'agosto e i visi delle persone erano paonazzi, magliette sudate, occhi spiritati con dentro la luce della speranza. Ero partita per Medjugorje un mese dopo la morte di mio padre. Partii da sola e una volta lì avrei raggiunto tre ragazzi italiani che facevano parte di un'associazione mariana. Andai lì per curiosità, voglia di capire, di vedere e sentire l'odore della fede che nei mesi precedenti se n'era andata insieme a mio padre. Mi trovavo sul Prodbo, il colle delle apparizioni, e aspettavamo la regina della pace, la Gospa, come la chiamano lì, e il miracolo del sole, le veggenti, l'estasi di Miriana. Le persone iniziavano ad arrivare, la folla si faceva più fitta e la preghiera sommessa risuonava per tutta la vallata. C'eravamo quasi. La gente arrivava in cima con le scarpe da tennis e i calzini arrotolati, coi sandali e coi bastoni, stremata ma felice. Io ero seduta su un masso e con un legnetto facevo dei disegni per terra. Ero impaziente. Finalmente avrei potuto vedere coi miei occhi cos'è che davvero succedeva in quel luogo. Janowska, la signora della locanda dove soggiornavo, parlava l'italiano e nei giorni precedenti mi aveva raccontato storie incredibili, dei fenomeni che a partire dall'81 si succedevano a Medjugorje, dei fuochi improvvisi sulla collina, la croce che appare e poi scompare e dei putti alati e trasparenti avvistati più volte sopra la chiesa di San Giacomo, l'odore di gelsomino e rosa che improvvisamente si espande per tutto il paese. E dei miracoli naturalmente. Persone arrivate in carrozzina e tornate a casa sulle loro gambe. E luci, mille luci nel cielo che talvolta apparivano nella notte improvvise, come stelle danzanti. La folla cominciava a stringersi sotto la croce. Rischiavo di non vedere niente, l'estasi, le veggenti. Così mi alzai e mi immersi tra i fedeli. Cominciai a pregare anch'io, l'Ave Maria. Mi avvolse una pace profonda, nonostante la stanchezza, il caldo e il vuoto che la perdita di mio padre mi aveva lasciato. Un pezzo di me era andato via. Mi svegliai dalla preghiera quando un uomo coi baffi arrivò e con una campanella richiamò la nostra attenzione. Disse alla folla che le veggenti non sarebbero arrivate, che la Madonna, quel giorno, non sarebbe apparsa. Si alzò un pacato mormorio, qualche attimo di subbuglio. Qualcuno iniziò persino a piangere, ma la maggior parte dei fedeli riprese a pregare. Era molto raro che le veggenti non si presentassero all'appuntamento concordato. Per un attimo ci restai male, molto male. Provai a razionalizzare la cosa e ripresi a pregare anch'io. Dopo mezz'ora la folla iniziò a diradarsi, stava per farsi buio e conveniva ridiscendere in paese. Il percorso per tornare giù non era facile, soprattutto col buio. Ma io non volevo tornare. Così proposi ai miei tre compagni di viaggio se per caso anche loro avessero voglia di rimanere a guardare il tramonto. Sì, mi dissero, restiamo. La vista era mozzafiato. La serenità che sprigionava quel posto era disarmante. Nessuno aveva voglia di ritornare in paese, nella via del passeggio, quell'unica strada di Medjugorje, colma di turisti, bancarelle e souvenir. Rimanemmo gli unici sul Prodbo, a 3 metri dalla croce, seduti su una cintura di pietre. Da lì vedemmo piano piano il sole scendere, per poi essere inghiottito dalle montagne. Il cielo farsi arancio e dorato, e poi blu cobalto, fino a vedere i monti della Bosnia dissolversi dentro la notte. Si fece buio tutto intorno, si alzò una leggera brezza
Il caldo ci aveva dato tregua. Nello zaino avevamo qualche snack, così mangiammo e chiacchierammo a bassa voce della mancata apparizione, e poi dell'universo, dei miracoli e dell'atmosfera surreale che stavamo respirando, tanto da non desiderare più tornare alla locanda dove ci aspettava un pasto caldo. Improvvisamente vedemmo spuntare una lucina nel cielo. Qualcuno disse: è Venere. Ma Venere non si muove, sta ferma. Quella Venere invece camminava. È un satellite, disse un altro. Già, è un satellite. Però poi i satelliti divennero due, poi tre, poi una decina di lucine nel cielo iniziarono a muoversi con traiettorie lineari, raggiungevano un punto e tornavano indietro. E di nuovo comparivano, percorrevano una linea retta e ritornavano. Comparivano, scomparivano. Una decina e poi una ventina di stelle iniziarono a danzare luminosissime su di noi. I miei compagni di viaggio osservarono la cosa solo per pochi minuti, poi ripresero a parlare d'altro, fu come se non gli importasse. Mentre io continuavo a dire: ragazzi, ma cosa sta succedendo? Boh, rispondevano, non lo sapremo mai. Io rimasi tutto il tempo a osservare quel fenomeno assurdo che nessuno aveva voglia di commentare, come fosse normale. Non so cosa vidi quella notte e forse non lo saprò mai. Era il 2006, erano altri tempi, telefoni senza internet, fotocamera di bassa qualità, poche erano le persone con cui poter confrontarsi. Ritornammo alla locanda che erano le 10 passate. Janowska ci accolse con un sorriso sconsolato e mi disse: mi dispiace che oggi la gospa non sia apparsa. Così le raccontai dell'avvistamento. I suoi occhi si illuminarono e mi disse: non importa ciò che vedi, conta quello che tu senti. Come sta il tuo cuore? Sta bene, risposi. Bene, continuò lei. Allora non ragionare troppo su cos'è che hai visto. Pensare troppo esclude il cuore. Tornai nella mia stanza e prima di mettermi a letto uscii fuori in balcone per l'ultima sigaretta e l'ultima preghiera. Subito dopo alzai gli occhi al cielo. Una stella cadente, lenta, apparve dal nulla. Striò d'argento la notte e lasciò una scia luccicante e intensa come un fuoco d'artificio. E poi ci fu un bagliore. Un bagliore talmente luminoso che per un attimo parve farsi giorno. Silence.